Ciao fragoline e ciao fragoline. Allora, ho provato ad accendere le luci, quelle potenti. Per la prima volta ho voluto testarle, dato che da tanto che le ho comprate non le ho mai testate. Dato che è sera, ormai saranno le 9:30, volevo provarle, anche perché non ho mai tempo per fare video. Fatemi sapere come vedete il video e se la luminosità va bene, si vede bene e se le luci vanno bene. Diciamo che talmente sono potenti che mi stanno praticamente non ci vedo più e niente, ne ho accese solo due, le altre due sono di fianco, non le ho accese, ho detto provo con due. Fatemi sapere comunque se vedete bene e come si vedono, così almeno posso organizzarmi meglio. Allora, in questo video vi faccio vedere i regali di compleanno. È un po' in ritardo sto video, lo sto registrando adesso e voi lo vedete in questa settimana, per cui vi faccio vedere i regali ricevuti. Io adesso non so se sono solo questi o ce ne sono altri. Comunque, quello che avete visto nell'anteprima della foto, c'è un sacchetto enorme che non le ho alzo perché pesa troppo e poi c'è un altro sacchettino per cui vi faccio vedere che cosa mi hanno regalato. Iniziamo dal primo pacchettino di compleanno che è questo. In questo sacchettino è fatto così, adesso vi cioè capite meglio, per cui questa è la scatola. E dentro questa scatola, adesso vi faccio vedere, tanto poi dopo li devo lavare, c'è dentro la tovaglia, tovaglia ovviamente quella normale per mangiare. Questa è una tovaglia per 12 persone. Adesso, non so se si vede, comunque è tipo grigia con i brillantini. Adesso non so se la vedete perché ovviamente è buio con le luci, non so che cosa si vede nei video. Comunque è grigia con i brillantini. È una tovaglia da 12 persone dal tavolo grande. Dato che ho il tavolo grande, allora questo è stato il regalo ovviamente utilissimo perché almeno così, dato che non ho una tovaglia, cioè ne ho due forse. Però questa la posso utilizzare in poche parole tutti i giorni, non solo a Natale o altre feste, ma tutti i giorni, per cui già questa qua è utile ed è buona. Per cui questo è il regalo ricevuto. Poi nel sacchettino grande, che non vi alzo, ho ricevuto le lenzuola fatte così. Adesso non so se si vede, comunque il colore a righe, verde, bianco, marrone, più o meno questo qua. Tanto poi quando lo metto sul letto ve lo farò vedere nel vlog. Comunque questo che c'è è il completo e c'è tutto. Adesso il colore nel video non sarà quel colore lì, ovviamente, però vabbè, te l'ho già detto io. Comunque questo è quello ricevuto. Poi ho ricevuto d'altro questo che è una tovaglia con i pallini gialli e arancioni, sempre della Gebel, grigia. Adesso non so appunto se si vede bene, ma comunque questa fatta così, c'è il disegno dietro. Questa qua fatta così. Sì, è tutto per la casa, perché alla fine se mi regalano queste cose sono molto utili, perché giustamente mi servono, è da quasi un anno che sono nella nuova casa, per quelli che non mi seguono, e dato che mi servivano molte cose e mi servono ancora molte cose, queste sono cose utili, per cui meglio queste che altre cose non utili. Poi, altro completo di lenzuolo, questo però è un po' particolare, mi sembra che questo è con i fiori, sì, grigio con i fiorellini, sempre matrimoniale, fatta così.
questo. Da così adesso sembra che non si vede bene ed è brutto, ma poi credo che quando lo metto nel letto, secondo me è più bello. Poi ho ricevuto due tappeti fatti così, uno blu per il bagno, questi qui sono morbidi, molto comodi, per il bagno fatti così, adesso non so, questo qua, no, è strasoffice, sì, è antiscivolo, tappeto antiscivolo, e, cioè, si asciuga in 2 secondi e via, blu e grigio, uguali, ovviamente, questi qua, sono molto morbidi, antiscivolo, perfetti. Poi ho ricevuto gli asciugamani, questi qua, uno bianco piccolino, questo qua, non lo so, comunque questo bianco, uno grigio con la mia iniziale, questa là, che è la mia iniziale, già quando mi hanno dato questa, che bella. Troppo bello, cioè mi piace troppo, perché ce l'ho uno con il mio nome, è il mio nome mi sembra, non mi ricordo, sì forse ce n'ho uno col mio nome, però comunque la mia iniziale è là. C'è chi insiste che mi chiamo Alessandra, c'è chi che insiste che mi chiamo, allora io non ho detto il mio nome, non lo voglio dire, il mio soprannome è Ale, per cui può essere che io mi chiamo solo Ale. Cioè, non lo potete sapere, perché c'è un nome a breve, c'è un nome lungo, ci sono tanti nomi che iniziano con Ale, o con A, che ne c'è, ce ne sono tanti. Per cui la gente che insiste a scrivere Alessandra o altri nomi, non sono quelli. Io non ho mai detto come mi chiamo, prima di tutto, e non lo dirò mai per privacy, perché ci sono molte cose successe che non voglio dire il mio nome, punto. Per cui il mio soprannome massimo è Ale, posso dire solo quello, perché l'ho messo su Instagram, ma sinceramente appunto non lo dirò mai e non lo voglio dire per il momento, poi si vedrà, ma per privacy, dato che sono successe un po' di cose, anche solo aver detto il mio nome su altri social, giustamente non voglio dirlo qua su YouTube. Per cui potete insistere quanto volete tra Alessia, Alessandra, di tutto più, ma non sono nomi, cioè non, di sicuro non mi chiamo così, per cui non voglio che la gente insiste ancora su questi nomi qua. Per cui basta scrivere, cioè inventare nomi che voi non sapete neanche come li chiamo, tutto qua. Per cui chiamatemi solo Ale se volete chiamarmi, punto. Un altro asciugamano, questo qua è sempre bianco ma quello grande. Uno bianco piccolo, uno bianco medio, sì questo è medio, non è grande. Questo dovrebbe essere abbastanza un po' più grande, sì, più o meno. Comunque questo è tutto per il bagno, anzi ne ho un altro, ne ho due rossi, uno medio e uno piccolino. Di solito io uso tutte e due per lavarmi il viso, poi vabbè questi si usano tanto. Adesso vabbè, essendo in due ne ho tantissimi, che vi ho fatto anche vedere forse quando abitavo con i miei, ve l'ho fatto vedere tantissimi, avevo due scatoloni pieni di questi nuovi e ce li ho ancora in cantina, solo che non avendo ancora fatto il bagno preferisco non utilizzare la roba nuova, sto utilizzando la roba vecchia, quando poi si usa, si sfrutta eccetera, che sarà rovinata, userò quella nuova. Questi credo che le utilizzerò lo stesso, vedrò lo spazio perché qui di spazio ce n'è poco, ma ho troppa roba e devo organizzarmi. Non avendo i mobili è un po' difficile. Comunque, vabbè, questo ha voglia, dura. L'ultima cosa, che questo era il sacchetto grande. Sì, per chi se lo chiede,
tutta questa roba della Unicross. Vediamo se riesco a farlo vedere meglio. Eccolo, Unicross. Questa è tutta la roba che mi hanno comprato. E poi ci sono questi. Questi sono gli strofinacci fatti così. Questi qua. Però mi cade tutto. Allora, sono tre, uno bianco, uno su un verde forse, e l'altro su un bianco panna, con le righe. Adesso con tutte le luci che ho acceso in questa camera, in questa cameretta, perché ovviamente questa è la posizione, cioè posizione, ancora non è sicura, comunque la posizione dove io faccio i video da seduta. Anche se c'è tanto da ancora da fare, però chi lo sa, si vedrà. Comunque questa è tutta la roba che ovviamente mi hanno regalato. Le altre cose non so se, cioè, se saranno solo queste, ce ne sono altre. Per il momento mi hanno dato questi, perché so che la maggior parte delle persone poi si dimenticano di darmi regali come a Natale, e io poi dopo ve lo faccio vedere nei vlog o più avanti, perché vabbè, le persone ogni tanto ci sta che si dimenticano, cioè che dimentichi anche di dare il regalo, oppure non vedi tanto quella persona e ci vuole un po' per darglielo. Comunque vabbè, così. Per cui queste sono state i regali utili. Adesso mi cade giù tutto. I regali utili per il mio compleanno. Invece il mio ragazzo per il mio compleanno, dato che il mio compagno, ormai si dice, mi ha portato a mangiare fuori. Siamo andati a mangiare il sushi. L'ho fatto su Instagram il video e non... No, l'ho fatto anche... Sì, ho fatto il vlog, ho fatto vedere il vlog di quello che ho fatto il mio compleanno. Per cui lui mi ha regalato i pasticcini, mi ha portato fuori al sushi perché io volevo mangiare fuori. Ero indecisa tra ristorante e sushi. Alla fine siamo andati al sushi. E non mi ricordo poi cosa mi ha fatto, ovviamente. Perché ormai... Non dico che è passato un mesetto, però... Allora, questo video voi lo vedete dopo il 10 di febbraio, per cui non so quando lo metterò, ma più o meno è passato tanto. Scusate per il rumore, ma vabbè, qua c'è sempre rumore. E niente, per cui spero che questi regali vi siano piaciuti, spero che la luminosità è buona ed è ottima, che si vede bene il video. Se sarà così, ovviamente farò altri video. Vediamo, speriamo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e niente, se non vi siete ancora iscritti su questo canale iscrivetevi, se non siete iscritti sul secondo canale che vi lascio qua iscrivetevi, che anche lì ci sono i video però una volta a settimana e basta, e anche su Instagram se volete. L'unica cosa che voglio dirvi, credo che voi vedete questo video come secondo, il primo, non mi ricordo, in questa settimana, spero. Vi dico solo una cosa, che forse i video del canale, su questo canale, diminuiscono, cioè non saranno più 3 video a settimana come facevo, diciamo, l'anno scorso o 2 anni fa, per mancanza di tempo. Per cui non faccio un po' fatica a stare sui social, non ho, diciamo, molta voglia di fare video perché ho tante cose da fare, per cui quando ho voglia, quando ho tempo, faccio video. Per cui scusate se c'è quella volta che non metto video per 2 settimane o per un bel po', dipende dalla voglia che ho, ovviamente, e dal tempo. Per cui non saranno più 3 video a settimana, ma saranno di meno. Può essere che metterò un video a settimana, come può essere che ne metterò 2, massimo 2, non di più. Però 3 video a settimana non li metterò più, per il momento. Poi vediamo, perché più avanti passa i mesi, gli anni, più
il cambiamento inizia, diciamo, a cambiare piano piano, no? Per cui sarà molto molto più difficile registrare i video e stare dietro ai canali o tantomeno al canale. Non è più come prima ed è molto difficile. Ad esempio, fare i vlog, c'è quella volta che voglio registrare e faccio i vlog, c'è quella volta che non ho voglia di fare i vlog, vado in giro e ogni tanto faccio le storie su Instagram. Infatti anche su Instagram non pubblico niente, mai niente, anzi, però poco, forse un sabato o una domenica, ogni tanto un sabato, cioè dipende dalla voglia. Poche parole. E anche per il volo, perché in settimana mi occupa troppo tempo, per cui alla sera proprio non c'ho voglia. L'unica cosa che forse riesco a fare è montare i video e registrare sabato e domenica, se ho voglia di registrarli, perché vedo che anche lì, quando pubblico un video in quell'orario, che ne so, alle 8, c'è pochissima gente che lo guarda subito e ci vuole almeno un giorno che la gente, che ne so, quelle 100 persone mi guardano il video. Per cui sto valutando anche le visualizzazioni, perché se io devo impegnarmi a fare un video, anche se mi piace, eccetera, però poi sono pochissime persone che lo guardano. Infatti ho deciso di fare dei video interessanti, dei video che piacciono alle persone, che possono interessare, e preferisco metterne una settimana, fare un video interessante, un video che dura, diciamo, non che dura, ma video decente, che forse me lo guardate di più. Volevo solo specificare questa cosa qua perché poi non ho neanche più tempo di parlare con voi o anche nei vlog o tutte queste cose qua. Per cui volevo dirvelo in questo video, perché è probabile che voi questo video, anzi, credo che metterò prima questo video, poi ne metterò un altro già registrato e poi gli altri due che adesso, che poi quando ci voglia o tempo, registrerò. In poche parole. Dopo che ho parlato anche troppo, spero che mi sono chiarita, sono stata chiara. E anche la voglia di guardare i video su YouTube non è tanta, appunto, per tante altre cose. E niente, per cui vedrò come si andrà avanti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video perché ho parlato troppo. Ciao!